Continua la nostra diretta dal Salone Internazionale del Libro. Nello spazio Book Sprint presentiamo oggi Danilo Fia, quelli del PX. Ciao Danilo, benvenuto. Ciao. Allora Danilo, parliamo di un altro momento, un'altra, non dico epoca storica perché non siamo proprio in un'altra epoca, perché però è un altro tipo di adolescenza, è un altro tipo di vita, è vero, certo, quella che certo. Racconti tu. Degli anni 70, fine 70, inizi anni 80. Certo. Qual è la storia raccontata? E poi parliamo delle differenze, quella che è stata l'adolescenza di una volta e quella che è l'adolescenza di oggi. Ma guarda, questi sono due ragazzi, Nilo e Ferro, che si trovano a fare la stagione, uno come lavapiatti, Nilo, Ferro come barista in un ristorante del Lago di Garda, Limone sul Garda. E Ferro è una persona che sta cercando un lavoro fisso perché già lavora e ha finito le scuole, mentre Nilo ancora deve finire superiori e fa la stagione per accumulare un po' di lirette per poi l'inverno spenderle durante l'anno scolastico. Si trovano a fare la stagione, appunto. A un certo punto, dopo un mesetto circa, il padrone comincia un po' a, insomma, rompere un po' le scatole, eccetera, essere un po' così, a pochi clienti, comincia a fare il burbero. Questi due prendono il primo stipendio, mettono i soldi in tasca e decidono di partire per un viaggio. E partono a bordo della mitica Vespa PX. Ferro se l'era già comprata, Nilo no, perché non c'aveva una lira. E decido di andare a Monte Carlo, è un nome che per loro suona bene, è all'estero e quindi è una meta poi da raccontare agli amici. Non sanno bene nemmeno dove andare, però cominciano. Poi per causa di forza maggiore non arrivano a Monte Carlo, non riescono ad arrivare a Monte Carlo e dirottano la loro meta in Toscana, verso sud, verso l'Italia. E quindi cambiano proprio direzione. Cambiano proprio meta. All'inizio è la Toscana e poi piano piano, vincendo la paura della lontananza da casa, un po' per spirito d'avventura, un po' per svariati motivi, continuano verso sud. Un po' anche per poi, quando rientrano, raccontare questo viaggio, ma soprattutto per spirito d'avventura. Arrivano molto a sud, arrivano ad Agropoli, insomma sotto Salerno, e quindi in un mondo che per loro è praticamente è la luna, non lo conoscono. Poi dobbiamo dirlo, sono dei posti fantastici, sono bellissimi, il Cilento è sono bellissimi, ma difatti sì, difatti il Cilento è bellissimo, ma lo dico anche, e scoprono quest'Italia che è bellissima, ma che loro non conoscono. Ovviamente hanno 17 anni, Nilo ha qualche nozione di geografia dalle superiori, ma insomma è tutto lì. E invece scoprono quest'Italia che è bellissima. Passano da Roma, bisogna ricordarsi che quelli sono anche gli anni di piombo, c'è il terrorismo ancora, quindi hanno un po' paura di essere magari coinvolti anche loro in qualche brutta storia, quindi un po' di paura c'è. Ma tutto ciò con la Vespa? E tutto ciò. Quanto dura questa vacanza? Dura 15 giorni, insomma, più di 3.000 chilometri che riescono a fare, quasi senza volerlo, perché all'inizio non si erano prefissati questa meta, insomma. E che cosa accade durante il viaggio? Qualche aneddoto simpatico? Ma guarda, sicuramente incontreranno tante donne, tante ragazze, perché so che sono comunque dei ragazzi in cerca di avventura. Sì, sono due bei ragazzi, insomma. Ferro un po' più uomo, Nilo ancora un po' acerbo, però insomma Nilo piace alle ragazze, quindi qualche ragazza ovviamente la conoscono, la incontrano. E niente, hanno un paio di avventure, diciamo così, con queste ragazze. Va meglio a Ferro, Nilo un po' va in bianco, diciamo così, ma insomma in qualche maniera riescono. Diciamo che Ferro ci sa fare di più. E diciamo. Ferro è più uomo, Nilo è più ragazzo. E però tutto ciò perché c'è tanta sete, tanta voglia di libertà. Sì, c'è questo perché praticamente loro attraverso questo viaggio cercano anche un'emancipazione dal paesello. Sono due ragazzi di provincia e quindi chiaramente la vita di paese va un po' stretta a quella generazione, perché tanti di loro
e anche con l'aiuto proprio della moto, che è il totem di quell'epoca, riescono a fare dei giri sempre più grandi e quindi anche a aprire la loro mente, a emanciparsi da una vita che poteva magari essere un po' più tranquilla, anche un po' più scialba, diciamo, capisci? Com'è stata la tua adolescenza? La mia adolescenza, io prendo un po' spunto della mia adolescenza. La mia adolescenza, facendo parte di quella generazione, è stata un po' così, insomma. È stata un'adolescenza bella, se si vuoi. Avevi anche tu la Pix? Io no, perché non c'avevo una lira. Però il mio amico ce l'aveva e quindi molto spesso andavo in giro con la Vespa, certo. Qualche giretto. Quali sono le maggiori differenze che hai trovato tra i tuoi coetanei di allora, quindi la tua gioventù, e i giovani di oggi? Guarda, io ho scritto questo racconto anche un po' perché da quando sono nati i miei figli, io pensavo che i miei figli replicassero un po' quello che ho fatto io. Invece mi sono accorto che l'adolescenza di adesso è completamente diversa. Hanno degli idoli diversi. Gli idoli sono i social, sono il tablet, il telefonino, e non è più la moto. Noi a 14 anni volevamo il motorino, a 16 sognavi la Vespa 125 per andare in giro magari in due, a 18 gli sti della Yamaha, ma insomma era il muoversi, era riuscire ad andare, la libertà. Mentre adesso hanno una libertà diversa, se vuoi, è una libertà virtuale, che io trovo un po', forse perché non mi ci trovo, però è una libertà che secondo me è più statica, forse non è nemmeno libertà. Sì, infatti, è una libertà apparente. Sì, perché si può viaggiare, si può navigare in internet, stando seduti comodamente sul divano, però non potrai mai provare quelle sensazioni vere che provi girando, andare in giro. Nilo e Ferro erano un po' sprovveduti, però, e anche hanno avuto delle avventure un po' così, anche come si può dire, da ragazzi un po' sprovveduti, eccetera, però superando quelle piccole anche defiance che hanno incontrato nel loro giro, sono diventati anche un po' più grandi. Secondo me, se tu stai seduto su un divano, ti può succedere. La cosa peggiore che ti può succedere è che ti caschi per terra il telefonino, ma lì... Tragedia! È tragedia, però sai, lì con la moto in due, girando, ti puoi anche far male, c'è la pioggia, c'è il troppo caldo, cioè, insomma, è diverso. Insomma. Assolutamente sì, oggi possiamo dire anche che c'è minor comunicazione, è un paradosso, ma è così. Tra le persone. Sì, è questo, che c'è una minor comunicazione personale, c'è una maggior comunicazione tra persone che non si conoscono e che non si conosceranno mai, secondo me. Quindi, noi avevamo il bar, che era il punto d'incontro, da cui non potevi prescindere, la compagnia, le grandi compagnie, e poi il viaggetto, che diventava sempre più grande in base anche alla cilindrata delle moto che avevi sotto sedere, insomma. Quindi possiamo dire che questo libro rappresenta un po' una, non dico presa di coscienza, però il voler trasmettere dei messaggi ai ragazzi di oggi e far capire quello che erano dei valori. Ma guarda, ormai un po' persi. Io non so se fosse troppo, però io ho voluto lasciare una fotografia scritta di quegli anni, perché a me quegli anni sono piaciuti, i miei amici li incontro ancora e ci divertiamo ancora a raccontarci quello che abbiamo vissuto, insomma. E quindi io ho voluto lasciare una Nilo e Ferro sono la fotografia di quegli anni, un po' della mia generazione, insomma. I tuoi figli l'hanno letto? No. Grave, lo leggeranno, penso. Lo leggeranno. Sì. Li dobbiamo educare anche alla lettura? Sì, penso che la lettura ti aiuta la fantasia, aiuta a viaggiare con la mente. Per me, a me ha aiutato tantissimo a crescere anche dal punto di vista personale, insomma, se vuoi. Quale sarà il prossimo libro che scriverai? È un giallo che avevo cominciato prima di questo e poi l'ho lasciato perdere per finire questo, insomma, che narra un po' di una vicenda che io ho conosciuto facendo il mio mestiere, insomma, il mestiere di avvocato. Di avvocato.
Bene, allora veramente grazie per essere stato con noi, Danilo. Naturalmente invitiamo tutti a leggere quelli del PX, un racconto che però sicuramente ci porterà negli anni 80, ci farà rivivere e respirare il profumo della libertà. Grazie ancora. Grazie a voi.